Ciao a tutti, come state? Io spero che stiate tutti bene e che abbiate passato una Pasqua meravigliosa. Io sono Arianna, se non siete mai passati di qua, e questo è il mio podcast Sferruzzino. Allora, se invece siete delle persone che ogni tanto ritornano, ciao, ben ritornati, che bello, che bello. Allora, spero che abbiate passato una Pasqua meravigliosa, spero che non abbia piovuto troppo, mia mamma mi diceva che insomma non è smesso di piovere. E niente, che quindi c'è stato, ma è pasta, cos'è, Pasqua bagnata, Pasqua fortunata, non lo so, speriamo, speriamo per tutti. Allora, io niente, io sto bene, le vacanze si stanno appropinquando, ho una settimana di vacanze, partiamo domani e quindi pensavo di registrare un piccolo episodio per farvi vedere su che cosa sto lavorando e soprattutto come stanno avanzando i lavori. Allora, se mi vedete un po' così glistening, un po' luccicante, è che ci sono 37 gradi e sì, la temperatura da una settimana all'altra si è innalzata abbastanza repentinamente e in questo appartamento l'aria condizionata non funziona, quindi c'è abbastanza caldo. Infatti il mio corpo non si è ancora veramente abituato perché comunque qua, anzi, se non lo sapete, io abito in Kuwait per altri 2 mesi e poi torno a casa. E quindi niente, quindi la temperatura è abbastanza alta, cioè la temperatura è abbastanza alta. Noi siamo arrivati in agosto che c'erano 51 gradi. 51. Poi però l'inverno la temperatura cala ed è andata veramente giù, infatti c'era freddo e adesso è passata, insomma è andata, è iniziato ad alzarsi, 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 finché adesso insomma ci dovrebbero essere 37 gradi oggi. Infatti si sente, soprattutto senza aria condizionata. Vabbè, fa lo stesso, ci abitueremo anche a questo. È solo le prime settimane, quando ancora il tuo corpo non si è ancora aggiustato, non si è ancora abituato a queste nuove temperature. Allora, oggi intanto voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti. Cioè, voglio ringraziare tutti quelli che hanno spedito dei messaggi, tutte le persone che mi hanno messo un like. Grazie, grazie, grazie. Guardate, è una bella soddisfazione. Vi ringrazio tantissimo perché, insomma, fa sempre piacere. Allora, cosa vi faccio vedere oggi? Probabilmente sarete anche stufi di vedere sempre le stesse cose. E questo è il problema. Io ho tre progetti in corso, due che avete già visto. Ed è questo, il problema di fare progetti lunghi tipo maglioni e robe varie è che non li finisci mai, soprattutto se ne fai un paio, cioè se hai progetti multipli in corso. Allora, questo è il progetto di Nigel che sarete anche stufi di vedere, ma come potete vedere, sono andata abbastanza avanti, quindi sono arrivata qui. Sì, insomma, dai, ho finito le maniche. Non ho ancora fatto il polsino perché voglio, infatti guardate questa cosa, quindi l'ho tolto, l'ho passato su un filo e poi con il filo ho messo il resto del gomitolo qua dentro, per una e anche per l'altra, perché voglio bagnarlo, non so come farò, voglio prima provarglielo quando è tutto, cioè quando è tutto fatto e vedere quanto polsino devo fare e vediamo, insomma, vediamo come andrà. Comunque è un progetto molto semplice, non ho un pattern, ho un maglione che a lui va benissimo e che seguo abbastanza religiosamente, quindi ogni tanto lo smonto, guardo se se hanno le stesse dimensioni, eccetera. Ed è fatto con una lana, ma questo ve l'ho detto 300 volte, quindi adesso non voglio neanche, con una lana vintage del tesoretto della Nida, questa special qua. Io continuo a farla vedere perché magari alcuni di voi o magari dei nuovi iscritti così hanno già visto questa lana da qualche altra parte, magari anche voi ce l'avete nel vostro stash delle nonne. E questa sembra molto una lana anni 70, vero? Dal 60-70, dal design. E niente,
È molto morbida, la sto lavorando con il 3,5, anche se poi io qua l'ho lavorata col 3,75, perché io vado sempre, perché il 4 non ce l'ho, perché l'ho perso. E ne ho perso uno, non so perché, avevo i due ferri e uno l'ho perso, non lo trovo più, cioè mi viene veramente, mi viene da sudare, ecco, cioè adesso se sudo è perché penso al ferro che ho perso. E qua l'ho fatto semplicemente con una doppia grana di riso. Ma sapete che sapete che io vado a periodi e in questo periodo, questi periodi, è un periodo molto sul texture, su questi punti molto, molto granosi, molto così, cioè semplicemente con un'alternanza poi di dritti e rovesci, ecco, e quindi ho fatto davanti e dietro così e poi le maniche tutte semplici perché insomma io devo... Perché in questo periodo non avevo un calzino, no, non avevo niente di semplice e quindi mi sono buttata. Avevo bisogno, dopo aver fatto il vanilla affogato, dopo aver fatto l'Ingrid della Petite Nita, avevo bisogno di qualcosa di semplice. Quindi, infatti, se vedete, mi sono buttata e ho fatto tutte le maniche prima di fare il corpo. E infatti, adesso lo sto, pian pianino lo sto finendo. Secondo me, fra poco, la prossima volta che lo vedrete bello bloccato. Aspettate, faccio così, tuc, lo butto sul divano. Quindi, primo progetto finito. Aspettate che bevo perché guardate che bella tazza che mi hanno regalato per il mio compleanno. Knitting keeps me from unraveling. Solo che non voglio bere il caffè in questa perché ho bevuto il caffè, poi si sporca tutto e mi dispiace. Quindi. No, mi piace molto. Mi sa tanto che la terrò più come un oggettino. Quando torno a casa lo metto nella mia cameretta e lo terrò lì come souvenir per ricordarmi dei buoni amici che ho. Allora, miei cari, progetto numero 2. Progetto che avevate già visto, intravisto l'altra volta perché l'avevo appena iniziato. E questo è il Traveler's Shell di Andrea Mauri. Tra l'altro stanno facendo un cal di Andrea Mauri, molto molto bello, molto molto carino. E lei ha tutta una serie di... è molto semplice, praticamente è questo, è un giro, aspettate che vi faccio vedere, di dritti e di rovesci, quindi ci sono tutta una serie di ferri dritti e una serie di ferri rovesci, easy peasy, super 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 semplice. E ha fatto il cowl, ha fatto un bandana, ha fatto una sciarpa, ha fatto un scialle, ha fatto di tutto, tutto con questo. E poi questa, quando l'ho vista, a parte che lei sembra una dea greca, quindi insomma, cioè lei sta bene anche con un sacco di patate, quindi, però quando l'ho vista ha scelto questo azzurrino molto bello, molto tenue e niente, stava benissimo. E siccome avevo questa lana, che è una lana, non ho l'etichetta, ma sembra una lana vintage, sempre del tesoretta della Nida. Io sto cercando di utilizzarne il più possibile prima di comprarne, perché insomma, ho già comprato della lana, anche se non la compro e la mando a casa, che così quando sono a casa dico, ah, mi ritrovo tutto il tesoretto dell'Arianna in questo caso. E niente, e quindi scusate che sentite i cavi che cadono. Allora, come si fa questo? È molto molto semplice, sapete, è un progettino molto molto carino, cioè mi sto veramente divertendo e anche così facile e anche è così veloce. Lo sto lavorando con il 4 e mezzo, aspettate che guardo, con il 4. Pensavo al 4 e mezzo. Ah, avevo iniziato col 4 e mezzo, poi è diventato enorme e quindi sì, con il 4. Beh, sapete cosa? Sto andando via come un fulmine perché sì, pensavo che fosse ancora più, cioè che avessi un ferro ancora più grande. Allora, cerco di farvelo vedere che si inizia dal basso, si fanno insomma delle coste per 5 centimetri più o meno e poi si inizia il coso tutto, e qua mi ero sbagliata, vedete che ho fatto
cioè dovrebbero essere 2, 2, 2, 2, 2. Poi si vede anche il punto in cui l'ho lavato. Vedete che qua i bumps, le linee sono un po' più distanti, ecco. E poi qua si vede che non ho, adesso sono arrivata al punto in cui molto probabilmente lo dovrò bloccare per vedere un po' come prima di assemblarlo. Praticamente si arriva fino a qua e si fa un rettangolo, quindi ci sono dritti e rovesci, cioè dei ferri dritti e dei ferri rovesci. Se non vi piace il rovescio, probabilmente questo non è un lavoro per voi, però appunto c'è un'alternanza, ma non dispiace il rovescio. Poi a un certo punto probabilmente questo lo dovrò cucire, si devono fare un certo numero di maglie qua, e poi si fa un bordo qua, un bordo qua, tre, e poi si fa il collo, che è un po' a scialle, non so neanche a scialle, insomma, che poi si riprenderanno tutte le maglie qua. Qua viene un po' come vedete voi, trick a V, qua erano tutte le diminuzioni che ho fatto, e basta. E va un po' così, quindi è un maglione, secondo me, sapete che questo potrebbe essere anche bello di cotone, di lino cotone, delle cose così, un po' da mezza stagione, perché è da buttarsi su anche. Scusate, perché il cavo del back qua, il cavo del dorso è un po' corto. È molto largo, molto, 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 molto largo, è molto comfortable. Sì, lo trovo molto bello come progetto. Sapete quelle cose appunto molto semplici? E quindi niente, sono molto felice. Sono arrivata qua tra l'altro. Adesso sono arrivata all'altezza giusta. Poi io non sono molto brava a seguire il pattern, perché secondo me a un certo punto, adesso sto facendo un po' di testa mia, ho smesso di guardarlo, ma faccio sempre così, poi mi incarto. Ma quindi adesso da questa parte qua sono quasi arrivata. Scusatemi, scusate il ping ping ping. Sono quasi arrivata al punto in cui dovrò fare la chiusura di questi e mi mancano pochissimi ferri. Volevo finirlo, ma poi vabbè, insomma, volevo anche fare il video perché poi altrimenti non avrò tempo. Infatti adesso stavo aspettando, infatti, anche che la lavatrice finisse perché se no eccetera. Quindi niente, sono veramente veramente contenta. Lo sto lavorando con due fili, con due capi, teretta. E niente, no, molto molto bello. E dovrebbe essere lana e ci dovrebbe essere del mohair. Ma qua ci sono questi fili molto lunghi, non so se li vediate. Quindi, vabbè, subito non ero convinta, ho detto mamma mia, viene fuori una schifezza. E invece, vediamo, ma sapete che il colore cambia, dovrebbe essere un po' più sul fragolina di bosco. Qua magari lo vedete più rosso, chi lo sa. Vabbè, vabbè, vabbè. Comunque, molto molto contenta. Quindi si chiama Traveler's Shell e penso che Andrea Mauri abbia un cal che va, è un cal da from March to May, da marzo a maggio. Allora, ci sono due cal che stanno andando allo stesso momento. Uno è From March to May e quello, a quanto ho capito, lo fa tutti gli anni, e lo beh, non tutti gli anni dal Covid, dal momento in cui erano in lockdown per il Covid. E su quello e su quel cal potete lavorare qualsiasi pattern, qualsiasi maglione, qualsiasi scialle della sua collezione. Invece ha un Traveler's Cal, non mi ricordo più il nome, e praticamente, scusate, ci sono queste sedie molto comode, e quello è un cal che dura tutto un anno. Andate a vedere sul suo Instagram o sul suo Ravelry, e idealmente dovreste anche filare la lana. Però dicevo, insomma, mica tutti filano la lana, quindi potete partecipare
come volete voi, anche con della lana acquistata. E quindi niente, quindi pensavo, quando l'ho finito, di comunque partecipare sia a uno che all'altro, perché per lei non è un problema. Eccoci qua, quindi niente, quindi questi sono i miei due lavori un po' più grossini in corso. Adesso vi faccio vedere il mio altro lavoretto che avete visto sulla copertina del video, che è il mio calzino. Vi ho detto che era da una vita che volevo rifare un calzino, ed era una vita che non facevo, mi sa tanto che erano 2 anni. Cioè, non tengo, dovrei essere un po' più, non scrivo neanche più niente su Ravelry, sono un po' così, ma devo un attimo riprendermi, ripigliarmi. Ecco, questo è il mio calzino per il calzino 2024, e questa è la lana che ho scelto. La lana è, ma forse ve l'ho già detto 30 volte, però insomma, giusto, se non vi ricordate, vi rinfresco la memoria. Ed è questa Lanjuna Paint Sock, e colore 50, e dovrebbe fare questi colorini qua, trrr, eccoli qua, che avevo abbinato a della lana che non sapevo neanche più di avere, che è questa qua, che è una West Yorkshire Spinner, W-E, non riesco più a parlare, W-Y-S, colore, questo qua era il colore, mi ricordo il colore, sapete che io i colori non li ricordo mai. Questo si chiamava Cayenne Pepper, il pepe di Cayenne, e lo trovo molto bello, e pensavo che desse un po' di luce. E quindi sto pensando, quando lavoro con dell'autorigante, non lavoro mai, non faccio mai disegni, disegnini, cioè vado semplice semplice. Però mi piace usare una lana contrastante per i talloni, eccetera. Ma sapete che ho dovuto andare a rivedermi l'avvio? Non mi ricordavo più. Sono dovuta andare, non mi ricordavo più i punti. C'è una cosa che io facevo automaticamente, senza aver avuto la mia ricetta in testa così, sono dovuta veramente. Infatti, secondo me, ho iniziato con troppe maglie. Vabbè, insomma, fa lo stesso. Sono molto contenta di. E poi questo sarà il progetto che mi porto su in ferie. Che così è un progetto piccolino. Speriamo che non facciano problemi con i ferri. Non si sa mai, a dire la verità, non si sa mai. Eccoci qua, mie care. Quindi, sì, se volete partecipare al calzino, fantastico! Come vi ho detto nel cal, allora, se avete visto il mio video che ho postato qualche settimana fa, ci sono dei video tutorial, e uno di Pauline Maglia Dritta e Ritorta, che l'aveva fatto solo qualche settimana fa, prima, quindi. Come vi ho detto, era tutto il fato che mi diceva. Ce ne sono tantissimi altri online, in inglese, in francese, in italiano. Non sto neanche qua a. Cioè, perché vabbè, forse vi avevo detto quello della Very Pink Knit, ma solo perché l'ho usato, quindi so che lei è veramente brava a spiegare, anche se. Vabbè, li spiega in inglese, però è anche vero che ha tutto un gioco di camera, di telecamera molto fatto bene, ecco. E quindi niente, eccolo qua, non vedo l'ora di vedere come si sviluppano tutti i colori, perché vedo dei bei viola qua, dei bei verdi, dei blu, eccetera. Quindi non vedo l'ora, e vi metterò delle foto su Instagram. Quindi il cal quest'anno lo faccio andare su Instagram. Per tutta la durata fino alla fine di giugno, che così poi torno, perché io torno il 14, abbiamo comprato il biglietto, sono felicissima. Quindi poi torno, mi decompress. E poi quindi sarò in grado di organizzare tutti i premi, eccetera. Eccolo qua, bellissimo. Sono non felice di più. Ops.
Non ho più niente da dirvi dal punto di vista lanoso e dal punto di vista sferruzzino, dello sferruzzo, non ho più fatto niente. Se volete partecipare al CAL per il calzino, dovete andare su Instagram, prendere la vostra foto e caricare la foto sul vostro profilo con l'hashtag calzino con la K, calzino 2024. Sto ricevendo molti messaggi, non lo so fare, guardate, io sono proprio, cioè mi sento una nonna, mi sento veramente una nonna, perché come vi ho detto sui social non ci sono stata in questi anni, sto imparando, quindi sapete cosa? Impariamo assieme, se facciamo un errore, chi se ne frega, ho messo cal con il trattino zino e vabbè, anch'io mi sbaglio, mi sono sbagliata, quindi l'hashtag è hashtag KAL, cioè calzino 2024, se pubblicate la vostra foto e mettete nella descrizione l'hashtag calzino 2024, la vostra foto apparirà automaticamente sulla pagina del calzino 2024. Se poi andate a cercare hashtag calzino 2024, potete seguire, follow, non so come sia la configurazione in italiano, potete seguire la pagina, quindi vedete ogni nuovo modello che viene pubblicato. Allora, adesso non ho più niente da raccontarvi dal punto di vista lanoso, e quindi se volete continuare faccio un po' di bla bla e condivido la mia carta da tarocchi, oppure se invece non vi interessa, vi mando un super bacio e alla prossima. Un bacio enorme. Ciao! Con l'angolo bla bla. Intanto scusate, perché sapete che questo tavolino... sapete quei cani che fanno così? Ecco, mi sembra di essere... in Inghilterra era la pubblicità della Churchill, di un'assicurazione. Allora, adesso vi faccio vedere uno che cosa ho comprato in India, perché l'ho ritrovato. Allora, tempo fa vi avevo fatto vedere una borsa con tutta la lana che avevo portato un paio di podcast fa, e che ho detto mamma mia, cioè non la finirò mai. Invece sapete che, adesso non vi dico tutta perché ne ho portato un po' più, però è anche vero che ho ancora 2 mesi e sì, sono molto molto contenta perché non l'ho quasi sfruttata adesso. Comunque ci sto dando dentro, sono molto contenta. E ho trovato questa borsina, che è l'unica cosa che ho comprato come souvenir da Delhi, quando siamo stati a Delhi. E guardate che bellezza queste borsine, perché probabilmente a loro costa meno di riutilizzare questi resti di stoffa piuttosto di comprare della carta, e mi piacciono tantissimo perché appunto sono sempre molto utili, soprattutto per me. E guardate questa bellezza, guardate, oh, è bellissima questa paperetta, mi fa impazzire, cioè veramente quando l'ho vista non vedo l'ora di metterla sul mio scaffale in Italia, nella mia cameretta. Ecco, qua qua, bellissimo. Tra l'altro è una delle cose che anche in Italia, avevo, non so se vi ricordiate, ogni tanto mi viene in mente, avevo comprato un set, un kit per fare delle bambole e poi non le ho mai fatte perché insomma l'estate è corta, l'inverno è ancora più corto, e portarmela qua senza macchina da cucire così insomma mi sembra anche. E quindi niente, però quindi ho tutti questi progetti che non vedo l'ora di portare avanti. Bella, ciao! Allora, questa è la prima cosa che volevo far vedere. Poi vi parlo un po' della vita in Kuwait. E volevo far vedere queste borsine, perché guardate che carine che sono. Allora, ma queste sono lo stesso, non lo so. Si sono tutte un po' diverse. Perché, vabbè, siamo in Ramadan, come vi ho detto prima, come vi ho detto negli episodi precedenti, siamo in Ramadan e a metà
quindi il Ramadan dura dai 29 ai 30 giorni, dipende dagli anni, e a metà, quindi dopo circa 15 giorni, c'è questa festa che si chiama il Gergen. Magari l'ho pronunciato malissimo, scusatemi. Ed è la festa dei bambini, un po' come Halloween. Noi l'anno scorso, che comunque appunto per chi non fosse la prima volta l'anno scorso, abbiamo fatto 2 anni ad Abu Dhabi, quindi sempre comunque in un paese islamico e in un paese del Medio Oriente. Ne abbiamo sentito, qualcuno ha portato qualcosina, ma insomma è finito tutto abbastanza velocemente. Quest'anno un tripudio, cioè io non avevo ben capito perché insomma ogni festa è diversa, cioè ogni paese è comunque diverso e poi mi hanno detto anche che ogni scuola è diversa. Siccome la nostra scuola è una scuola in cui gli studenti sono principalmente kuwaitiani, in Kuwait questa festa è enorme, enorme. E sono venuti tutti con dei cestoni così, di sacchettini così, pieni di dolci. E poi ognuno te ne dava uno. Quindi io ho 30 bambini, 30 sacchettini così. Poi ti arrivano tutti quelli, non so, a cui tu stai simpatica. E quindi se pensate, cioè le dimensioni della mia scuola ci sono 2500 bambini, cioè abbiamo dato delle borse alle bidelle, piene di dolci, e poi vabbè ce ne siamo portati a casa. E al momento, a dire la verità, siccome i bambini sono veramente stanchi ultimamente, quindi e poi con il Ramadan si stancano molto, alcuni lo fanno anche se non sono obbligati fino alla pubertà, di solito sono i 13 anni quando sono obbligati a fare il Ramadan. A 7-8 anni non dovrebbero farlo, però alcuni scelgono di iniziare, provare, eccetera. Sì, quindi o perché hanno fame, hanno sete, sono stanchi, o perché comunque sono stati disturbati perché i genitori magari stanno fino a tardi a fare non baldoria adesso, magari sai mangiare in famiglia, eccetera, poi si alzano alle 4 di mattina per pregare e per mangiare, e quindi cioè, ho i bambini che sono tutti un po' schizzati, quindi uso questi dolcetti per alla fine del giorno, tutta una serie di punteggi, eccetera. I bambini che sono stati più bravi, insomma, si buccano un dolcetto e quindi adesso li sto riutilizzando per fare un po' di crowd control, per un po' domarli, perché veramente già sono, cioè già i bambini kuwaitiani, i bambini del Medio Oriente in genere sono abbastanza spavaldi. Poi se sono 30 in una classe, sì, insomma, cioè, vedete il grigiore, vedete che bianca sto diventando, ecco. Comunque, 2 mesi, 2 mesi, quando torniamo da Abu Dhabi, cioè quando torniamo da Dubai, andiamo a Dubai adesso una settimana, perché qua, come vi avevo detto forse la volta scorsa, il Ramadan è veramente strict, è veramente, quindi non c'è niente di aperto, niente, niente, solo i negozi, solo i supermercati, però tu non puoi né mangiare per strada perché le pene, i dolori, no, perché ci sono comunque come si dice, delle sanzioni molto gravi, quindi tu non puoi né mangiare né bere durante il giorno in pubblico e non c'è niente di aperto, niente, niente, solo i supermercati. E quindi è per questo anche che abbiamo deciso di andarcene, perché sarebbe stato una settimana di stare a casa, perché poi non puoi, 37 gradi se vai anche a fare una passeggiata, a parte che non c'è niente. Cioè un passeggio, dove passeggi qua, ma non puoi neanche dirti che mi porto una bottiglia d'acqua, bevo un sorso d'acqua, insomma, se sono fuori. E quindi vabbè, insomma, quindi emigriamo. Comunque è sempre bello ritornare negli Emirati, ecco. E cioè, è molto strano questo, perché all'inizio non ero molto convinta degli Emirati, invece poi vivendoci vedo molti lati positivi. Quindi se qualcuno di voi sta pensando gli Emirati li ho provati in prima persona e più sono stata là, più vedevo i lati positivi, mi hanno detto che anche il Qatar è comunque molto simile agli Emirati. E adesso l'Arabia Saudita si sta aprendo molto, e addirittura ieri sono andata da un'estetista, stavamo parlando così, diceva anche lei era filippina e le sue amiche stanno emigrando negli
in Arabia Saudita, perché è meglio, i salari sono più alti e le condizioni di vita sono migliori. Chi lo sa? Chi l'avrebbe mai detto? Ma così, sono contenta. Comunque, miei cari, adesso ho fatto l'estrazione della carta un paio di sere fa. E trick, quadernino. E niente, adesso sono andata anche a riguardarmi perché era la sera, l'ho fatta di sera, un po' tardi, ed ero un po' stanca. E poi mi è arrivata sta carta qua. Sono andata in panico. Cos'è? Tutta la mia positività. E quindi sono andata un po' in panico perché insomma ho visto queste 10 spade trafitte sul mio petto e niente, quindi effettivamente, cioè, ho mantenuto la lacrimuccia lì, ho detto ah, chissà cosa sta succedendo. Invece poi sono andata dalla mia cartomante preferita che si chiama The Brint. E dovrei mettervi il link, beh, mi fa troppo ridere, cioè non so perché, mi ispira proprio simpatia, vorrei prendere una bella tazza di tè e sedermi con lei e parlare di che, insomma, non so di che cosa, di carte, di tarocchi, anche se insomma io sono completamente una neofita. Comunque invece, quando poi sono andata a vedere un paio di video, eccetera, mi ha un po' rassicurato, perché diceva allora, le spade sono connesse con la mente, con le tue idee, con il tuo mindset, con il tuo schema mentale, con le tue credenze, tutto ciò in cui credi. E il 10 è qualcosa che si completa, quindi completare il tuo lavoro, completare un ciclo della vita, eccetera. Allora, The Brint, poi quest'altro non mi ricordo come si chiama lui, diceva. Quando abbiamo completato, quando questa è dritta, quando abbiamo completato tutto il nostro lavoro, naturalmente la nostra mente, boom, si ferma, cioè si ferma, non pensa più a questo lavoro e inizia a pensare ai progetti futuri. Ecco, e quindi tutte le nostre schemi mentali, tutte le nostre tutti i nostri schemi mentali vengono abbandonati e ci prepariamo ad abbracciare delle nuove avventure che ci sono all'orizzonte. Scusa, sapete, io scrivo sempre in inglese e poi sono una zappa a tradurre, quindi mi dispiace. E niente, e questo penso che ci azzecchi tantissimo, no? Perché comunque, insomma, 2 mesi, 2 mesi, fra 2 mesi torno e io sono felice. Ma perché è reversed? Perché è al contrario, dice che la mente praticamente è un po' lenta a crederci, a credere che questi nuovi inizi, queste nuove avventure, ecco, stiano arrivando. E praticamente questo ti dice, questo nuovo, poi sono andata da un altro cartomante per capire un attimo, dice, ma adesso la burrasca è passata. Lascia stare, lascia andare e basta, cioè finiscila, smettila di pensarci. E boh, mi sembrava, poi ce n'erano delle altre, ma erano tutte abbastanza angoscianti come questa, cioè figurativamente angoscianti. E niente, secondo me è cioè ci sta veramente azzeccando, questi tarocchi ci stanno veramente azzeccando, devo dire la verità, un po' come l'oroscopo di Paolo Fox. Che io ridevo, io prendevo in giro mia mamma, ma poi quando andiamo a mangiare da lei, che lei ce l'ha sempre, cioè a mezzogiorno mangiamo pasta asciutta e Paolo Fox, e ci ha azzeccato tantissimo. Tra l'altro, io e Angela siamo tutti e due dello stesso segno, quindi vabbè, e niente, e quindi sì, e quindi c'era tutto questo, anche le altre due carte erano molto simili, nel senso che stiamo raggiungendo i nostri obiettivi, stiamo partendo per una nuova destinazione, però c'è una parte di noi che è ancora ferma qua. Chi lo sa? Chi lo sa? È vero anche che ultimamente, siccome quando inizi, sai, quando hai lavorato in una certa scuola, in un certo posto di lavoro per, non so, un anno, inizi ad imparare tutto quello che devi imparare, bambini, colleghi, eccetera. Quindi il mio problema qua è che
Kuwait proprio non è uno stato per me, ecco, non mi piace particolarmente. Insomma, ci sono tantissime persone che amano vivere qua, ci sono persone che hanno vissuto in Kuwait per tantissimi anni, però non fa per me. Però stavo pensando che magari di dire alla mia preside, ripeto, la scuola è enorme e diventerà ancora più grande l'anno prossimo, che se magari da... No, io ho bisogno di 6 mesi di non vedere bambini e di essere a casa. Però se magari da gennaio qualcuno se ne va a metà anno così, magari stavo pensando posso anche offrirmi come sostituta, no? Cioè posso arrivare, tanto ormai conosco il sistema, i genitori mi conoscono. Insomma, non tutti, ma insomma, poi la scuola è comunque... La scuola, anche se è grande, la gente chiacchiera lo stesso e molti dei bambini mi conoscono e quindi cioè, magari di ritornare. E non so se questo magari sia questo, magari così mi stanno dicendo no, magari smettila di insegnare, punto e basta. Chi lo sa? Non lo so, non lo so. Sto un attimo cercando di capire su come giocarla l'anno prossimo, perché è vero che da una parte sono felice, non felice, sono raggiante, raggiante che stiamo arrivando alla fine di questo percorso, dall'altra però c'è sempre l'angoscia cioè legata comunque ai soldi, agli stipendi fissi, eccetera, eccetera. Ecco. Comunque dai, anche perché molto di quello che so, che io so fare, non è così facilmente trasferibile. Ecco, è vero che insegno, ma non ho mai insegnato in una scuola italiana, non ho mai insegnato il curriculum italiano, non ho le qualifiche. Ho le qualifiche richieste dalla scuola inglese, dalle scuole britanniche, ma non da quelle italiane. Quindi chi lo sa? Poi non so neanche a questo punto se voglio insegnare. Non lo so, chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Non lo so, non lo so, ragazzuoli. Ma tanto, se rimanete, se mi seguirete nei prossimi mesi, sicuramente ve lo dico cosa starò facendo. Allora, ragazzuoli, non so neanche quando perché ho interrotto il video in diversi punti. Vi ringrazio di essere rimaste qua fino alla fine. Vi ringrazio di seguirmi sempre. Grazie dei messaggi, grazie di partecipare al calzino. E niente, dai, ci sentiamo presto. Un bacione enorme e niente, quasi buon weekend. Ciao!